Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Anche oggi siamo su Elden Ring, andiamo a vedere una nuova zona, quantomeno come arrivare in questa nuova zona. Praticamente dopo Liurna, dove all'incirca ho completato quasi tutto quello che c'era da fare, quindi attendete anche i video che arriveranno presto su come completare la maggior parte delle attività che saranno disponibili in Liurna. Sono arrivato nella nuova regione dell'altopiano di Altus. Per farlo sono passato all'interno di una miniera dove ho recuperato quest'arma che si chiama lo scaglialama del drago di magma. Un'arma che va impugnata a due mani e sembra veramente carina da utilizzare. Quindi andremo a vedere come fare, dove trovare il drago per poterla raccogliere. Non solo, anche un'altra spada, la spada del dio serpente, che si troverà sempre nella zona di risalita per passare da Liurna all'altopiano di Altus. Però prima di farlo, volevo come al solito ricordarvi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati con tutte le guide che usciranno più avanti nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, di controllare in descrizione del video dove potete trovare il link per Discord, per il gruppo di Elden Ring Italia, dove potete trovare molte persone che possono giocare con voi, che vi aiuteranno nel caso abbiate domande o anche solo giocare in cooperativa insieme. Troverete anche il link di Facebook, sempre di Elden Ring Italia, per rimanere sempre aggiornati con tutte le novità riguardanti il gioco. Ora passiamo al video e andiamo a vedere come fare a recuperare queste due armi. Per raggiungere la miniera dovremo passare all'interno di questo canyon scavato all'interno delle rocce, dove passerà il fiume. Seguendo questa strada arriveremo al primo spawn che ci permette di risalire fino alla prossima regione. Si chiamerà Villaggio della Gola Nascosta. Partendo dal punto di grazia che troviamo più in basso, dovremo iniziare a salire verso l'alto tramite una serie infinita di scale, quindi preparate il personaggio, allenate i polpacci, perché veramente ce ne sono un'infinità. Per riuscire a entrare all'interno della miniera che andremo ad esplorare per arrivare alla regione dell'altopiano di Altus. Una volta che saremo giunti in questo punto, dove incontreremo questi due pipistrelli che riconoscerete perché sentirete cantare, andremo a recuperare la prima delle due armi che vi stavo dicendo prima. La troveremo esattamente sopra quel tetto in fondo, dove avete visto esserci il polpo di terra con tutti i suoi famigli. Non dovremo far altro che sconfiggerlo e andando alle sue spalle potremo trovare la prima delle armi, ovvero la spada del dio serpente. Possiamo anche evitare lo scontro volendo, perché una volta che riusciamo a farlo spostare da quella zona potremo passargli dietro e recuperare l'arma senza troppi problemi. Come vedete è in questo punto. Dovremo poi tornare indietro, prendere l'ascensore che ci porterà verso il punto di grazia, che ci condurrà al combattimento con il drago di magma. Quindi prendete le rune, usate tutti gli item che pensate possano esservi utili per il combattimento e andiamo ad affrontare il drago.
Eccoci tornati. Come avete visto, abbiamo recuperato la scaglia lama del drago di Magma. Abbiamo visto dove dobbiamo affrontarlo e come dobbiamo farlo. Non è un nemico troppo difficile da abbattere, comunque ci va un attimo di tempo, sia per la salita nella miniera, nella caverna, sia per il combattimento proprio con il drago. Oltre a questa, ci darà anche il cuore di drago, quindi se utilizzate magie draconiche, una cosa molto importante, potete andare poi a recuperare delle nuove magie alla chiesa della comunione draconica. Ora vi faccio anche un po' vedere come funziona quest'arma, perché è veramente particolare, perché quando andiamo a sferrarlo, come vedete, lascia a terra una pozza di lava che farà danno sicuramente a chi ci sta intorno. L'altra arma invece, la spada del dio serpente, non l'ho ancora provata, quindi equipaggiatevela e testatevela un po' per capire se è utilizzabile. Di certo la scaglia lama è un'arma che va impugnata a due mani, quindi occorrerà molta forza per imbracciarla e richiede anche un po' di intelligenza per riuscire ad utilizzare la sua caratteristica unica, che è quella che abbiamo visto prima, mentre la spada del dio serpente è più adatta ad una build con spada o scudo piuttosto che con due spade. Quindi ragazzi, io come al solito vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati con tutte le guide che usciranno, di controllare in descrizione per trovare i link del server di Discord Italia e unirvi a una community di utenti da tutte le piattaforme per condividere con loro e giocare insieme a loro a Elden Ring. Abbiamo anche il gruppo Facebook dove potete trovare tutte le notizie che riguardano il gioco e anche lì molti utenti. Io ora vi saluto, ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao e buon game!